Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare delle misure emergenziali per le imprese, ma ci concentriamo ora su quelle che potrebbero essere, insomma, le misure necessarie per le imprese in un'ottica più di lungo periodo. Come sappiamo, infatti, fino a oggi il legislatore è intervenuto più con, diciamo, con norme, tra virgolette, tappabuchi e sono veramente pochi gli interventi, diciamo, più strutturali. E vediamo ora anche quali sono le esigenze per le imprese e per i datori di lavoro, sempre con i nostri ospiti che saluto anch'io e che sono l'avvocato Andrea Savoia, partner di Uniolex Stucchi & Buongiorno. Partner. Buongiorno, Buongiorno, benvenuto anche da grazie. parte mia. E il dottor Henry Sickel, General Manager di Caffeina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie Ecco, io parto da lei, avvocato Savoia, ha già illustrato, insomma, ampiamente i contenuti del decreto agosto e le chiedo, per quanto riguarda appunto la legge di conversione, quali sono le previsioni di maggiore interesse in chiave prospettica per i datori di lavoro. Prego. Grazie. Dunque, sicuramente vi sono state delle novità in sede di conversione, probabilmente, come dire, un po' figlie anche di quella nuova andamento incrementale dei contagi e che hanno dovuto evidentemente portare a delle correzioni in corsa. La prima riguarda lo smart working. Era già previsto che nel caso di quarantena disposta nei confronti degli under 14 per un contatto all'interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore potesse richiedere lo smart working e potesse fruirne in tutto o in parte per il periodo della quarantena. E questo era già in vigore dai primi di settembre. È stata estesa questa possibilità anche ai casi in cui la quarantena sia disposta per un contatto conseguente ad una attività sportiva, quindi dell'under 14, motoria per la frequentazione di palestre, di piscine oppure anche di corsi di formazione o di lingua. In questo caso, però, rispetto a questa seconda ipotesi, non è stata estesa la opzione alternativa che era stata concessa già appunto nel decreto agosto, cioè nel caso in cui non fosse possibile il lavoro agile di concedere un congedo straordinario retribuito al 50%. Quindi quello rimane soltanto nel caso di quarantena dell'under 14 per contatto nel plesso scolastico. Altra novità riguarda i lavoratori con figli disabili con stato di disabilità grave, quindi accertata, in questo caso fino al 30 giugno 2021, quindi fino alla metà del prossimo anno, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche se non vi sono accordi individuali, ferme restando ovviamente gli obblighi di comunicazione, sempre che però vi siano rispettate due condizioni, cioè non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Altra materia che ha interessato appunto la novità importante riguarda la somministrazione, in questo caso nell'ambito di una auspicata finalità di incremento occupazionale, soprattutto di stabilizzazione in qualche modo dei rapporti, si è previsto in questo caso quindi per legge che anche se si superano i 24 mesi di durata di missione complessiva dello stesso lavoratore dell'agenzia presso l'azienda utilizzatrice, non si applica la sanzione della costituzione del rapporto diretto tra il lavoratore appunto inviato con l'azienda utilizzatrice, nel caso in cui, quindi la condizione è che il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato dall'agenzia e l'agenzia l'abbia comunicato. Altra novità riguarda i lavoratori disabili e cosiddetti fragili, non come genitori, ma direttamente come lavoratori che si trovano in queste condizioni. Per fragili si intende gli immunodepressi, quelli sottoposti a trattamenti di tipo oncologico, ovvero a terapie salvavita o per i quali comunque siano state certificate delle condizioni di rischio. Ebbene, per costoro, rispetto ai quali l'assenza, come dire, dal lavoro era prevista ed era, come dire, equiparata a
al ricovero ospedaliero. In questo caso si è previsto, per favorire in qualche modo un ritorno al lavoro, che dal 16 di ottobre fino al 31 dicembre di quest'anno, quindi 2020, svolgeranno di norma la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche e quindi in qualche modo qui con un onere per il datore di lavoro di una modifica delle mansioni, purché rientranti nella medesima categoria e area di inquadramento. Oppure potranno, come dire, essere adibiti in questo periodo allo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto. Da ultimo, una, come dire, modifica che è stata apportata, è stato fatto cessare il potere dei datori di lavoro di revocare i licenziamenti che erano stati intimati prima del 23 febbraio, proroga. Norma che era rimasta, quindi come dire aperta con la possibilità dei datori di lavoro di revocarla in ogni tempo, è stata fatta cessare in sede di conversione. Quindi dal momento della conversione del decreto agosto non è più possibile, anche se probabilmente era un'ipotesi abbastanza come dire remota. Quindi in questo caso i licenziamenti restano revocabili entro 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione, sempre che in qualche modo saranno e quando saranno possibili. Ecco. Questo è tutto. Certo, Diciamo un po'. certo. Ecco, dottor Sickel, io mi rivolgo a lei, siete appunto un'azienda giovane, no? Come età media, abbiamo visto alcune novità che riguardano lo smart working, però lo smart working emergenziale sappiamo che durerà fino appunto al 31 dicembre, voi però vi siete mossi in anticipo e state già comunque attuando dei piani di smart working che guardino però al futuro, giusto? Ma sì, senz'altro la situazione che si è manifestata durante il primo lockdown tra febbraio, marzo e aprile è stata una situazione che ha colto molti di sorpresa e la prima necessità è stata quella di riorganizzare il nostro modo di lavorare per abituarci ad un lavoro in remoto. Un lavoro quindi dove non c'era la possibilità di scegliere da dove lavorare, come nella definizione di smart working, ma si era obbligati a lavorare da casa. Ha funzionato, anche se è un tipo di modalità lavorativa che ha i suoi contro, senz'altro, perché specialmente in quei momenti ha imposto un allontanamento e un allentamento inevitabile dei legami culturali che, specialmente in un'azienda come la nostra, fanno la differenza a livello di struttura aziendale, di funzionamento aziendale, però hanno permesso di mantenere intatta l'operatività e di conseguenza di tutelare e proteggere l'azienda. È chiaro che se ci si proietta invece in uno scenario di futura nuova normalità, uso un termine molto abusato in realtà, ma che è efficace, noi riteniamo irrealistico un ritorno alle modalità lavorative precedenti, modalità lavorative che non tanto per, anzi, nel nostro caso assolutamente non per esigenze di controllo o di verifica di come effettivamente il nostro team stesse lavorando, quanto piuttosto per migliore operatività quotidiana e facilitazione delle interazioni che in un'agenzia come la nostra sono alla base molto spesso del tipo di progetti che sviluppiamo. Dicevo, un ritorno a questo scenario lo riteniamo abbastanza improbabile. Piuttosto pensiamo che sia virtuosa una visione dove a fianco di momenti di valore, di compresenza all'interno degli uffici, magari dedicati a meeting, workshop, brainstorming o comunque momenti di co-creazione, co-ideazione anche delle idee che sono alla base dei nostri progetti, si affianchino dei momenti invece dove sia possibile lavorare a distanza, appunto in smart working, quando magari è necessario avere un maggiore focus o una maggiore concentrazione che talvolta negli spazi d'ufficio non è così semplice raggiungere. Ecco, credo che in definitiva molte di queste risposte gravitino attorno a una domanda, e la domanda è: che ruolo immaginiamo per l'ufficio del futuro? Uno spazio, secondo noi, dove non solo diventi, come era prima, automatico andare perché era il luogo deputato, no? Alla cosiddetta, tra virgolette, prestazione lavorativa, ma più un luogo dove si abbia voglia, intenzione di andare perché solo lì
si può avere accesso a risorse, strumenti da un lato, ma soprattutto a colleghi e idee dall'altro, che possono fare la differenza nella qualità dei progetti che una realtà come Caffeina può sviluppare. Perché appunto dal contatto fisico non si può prescindere, ma è giusto immaginare un modello ibrido, diciamo, per il futuro. Ecco, avvocato, sono diverse le imprese, no, come Caffeina, che invece di sopravvivere, tra virgolette, stanno guardando al futuro, immaginando dei piani di sviluppo. E io le chiedo in che modo il legislatore può incentivare questi piani di sviluppo, perché poi la domanda è sempre: aspettiamo la legge oppure ci muoviamo prima? Grazie. Allora, direi sicuramente, come dire, il quadro, come è stato anche fotografato dallo studio di Confindustria, evidenzia un drammatico, voglio dire, crollo sia del PIL come anche dei consumi. Se l'industria ha avuto, come dire, un calo del 12% nel 2020 rispetto al 2009, il turismo è quello che sicuramente ha maggiormente subito, voglio dire, un crollo del 68%, se consideriamo in termini di domande, del fatturato del 65%. Questi sono i dati, come dire, che si rilevano da un recente studio di Confindustria. Ebbene, secondo a nostro avviso, dove si dovrebbe andare? La nostra prospettiva, che è tipicamente quella di un avvocato giuslavorista, la prima cosa probabilmente che verrebbe da dire è un ricorso ad una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro. Quindi verosimilmente sarebbe opportuno cancellare il cosiddetto decreto dignità, consentendo quindi alle imprese di poter, come dire, ingaggiare dei lavoratori a tempo determinato anche fino a 36 mesi, non più con il limite dei 24, e senza la causale, quelle causali che hanno creato sostanzialmente l'arresto e il crollo del ricorso al lavoro a tempo determinato. Rispetto alla somministrazione, questa modifica che abbiamo citato prima, sì, ha creato, come dire, una chiarezza, nel senso che ha detto fino alla fine dell'anno prossimo si può ricorrere, senza, come dire, superando anche il limite dei 24 mesi di immissione, senza il rischio. Tuttavia, rischia di essere questa modifica un po' un paradosso, perché in realtà esisteva già una circolare del Ministero del Lavoro dell'ottobre del 2018, quindi all'indomani proprio del varo del decreto dignità, che stabiliva la possibilità di ricorrere alla somministrazione senza limiti di tempo, e in questo si erano anche un po' adeguati i contratti collettivi delle agenzie di somministrazione. Quindi, se questa norma di legge, che è stata, come dire, varata, ha fatto in qualche modo una chiarezza con una forza di legge, tuttavia potrebbe avere un effetto quasi contrario. Quindi probabilmente bisognerebbe in quell'ottica intervenire escludendo, come dire, il limite al 31-12 e stabilendo in via generale che alla somministrazione si può ricorrere se si tratta di un lavoratore assunto a tempo indeterminato senza limiti di tempo da parte dell'utilizzatore. Altra questione riguarda certamente gli incentivi all'assunzione, che secondo noi probabilmente dovrebbero essere non limitati alle assunzioni effettuate entro la fine di quest'anno, ma estese, anche perché bisogna considerare che non si potrà proseguire all'infinito con il blocco dei licenziamenti. Ci sono delle situazioni di aziende che sono davvero, come dire, bloccate anche nelle loro organizzazioni, anche di tipo strutturale, da queste norme. Quindi occorrerebbe dare una maggiore dinamica al mercato del lavoro, in termini quindi di flessibilità dei contratti, sulla somministrazione, di superamento del blocco dei licenziamenti, e certamente quello che già si sta intravedendo nella proposta sulla legge, appunto, di bilancio, della proroga della cassa integrazione per altre 6 settimane, sicuramente fino a fine anno, perché altrimenti scadrebbe il 16 di novembre, e poi di altre 12 settimane nel 2020, quindi a valere quindi per il prossimo anno. Detto
Direi che un po' questo, anche se veramente si intravede la posticipazione del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 gennaio, tuttavia occorrerà prima o poi aprirla, anche perché sono molti i dubbi di tenuta costituzionale di questa norma, perché sta limitando in maniera eccessiva la libertà di impresa che è tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. Insomma, la parola chiave deve essere quella della flessibilità e chiaramente poi se parliamo di leggi come appunto il decreto dignità che risale al 2018 sembra passata un'era geologica in questi mesi e le esigenze delle imprese sono decisamente cambiate. Dottor Sichel, io le chiedo quali interventi auspicate voi invece da parte del legislatore. Ma senz'altro è comprensibile che in questo periodo il governo e il legislatore si siano concentrati su misure dall'effetto immediato oppure per far fronte a necessità e impellenze di breve e brevissimo periodo. Allargando però lo sguardo, io ho la sensazione che quello di cui si sente veramente la mancanza è una grande strategia nazionale che ci permetta di capire e di disegnare in quale scenario vogliamo traghettare l'Italia nei prossimi decenni, se non vogliamo dire anni. Di questo penso che si senta la mancanza, al di là delle misure pur necessarie di breve periodo. Quindi, se potessi esprimere i famigerati tre desideri, sfregando la lampada, io quello che chiederei sarebbe un uso accorto e lungimirante delle grandi risorse che saranno a disposizione. Anche grazie al supporto dell'Unione Europea e del Recovery Fund, una serie di misure, di strategie concentrate sulla politica industriale, sulla politica digitale e sulla ricerca e l'istruzione, e come terzo elemento un focus su una strategia demografica, perché questo tende ad essere un problema, ahimè, credo, sottovalutato e che continuerà ad essere sottovalutato finché non diventerà un elemento impossibile da ignorare ulteriormente. Siamo seduti su una curva demografica che ci porta verso una traiettoria di declino, una traiettoria nella quale l'unico modo per poter mantenere i nostri o migliorare i nostri attuali standard di vita non può che essere un notevole incremento della produttività. Ecco, sarebbe un sollievo sapere che c'è un governo con la capacità e lungimiranza di poter disegnare delle strategie volte a far fronte a questo genere di sfide. È chiaro che in uno scenario di questo genere, le prime poi a poterne beneficiare potrebbero essere le imprese stesse che, in un contesto di questo tipo potrebbero crescere e prosperare. Insomma, tutti auspichiamo insomma, il cessare di questa emergenza e di conseguenza di questi ripetuti interventi emergenziali da parte del governo. Dottore, Io sì? se posso aggiungere soltanto una cosa, quello di cui magari non si sente il bisogno invece di un intervento del governo, appunto del Parlamento, in materia di smart working, cioè di regolamentare qualcosa che invece giustamente era stato lasciato agli accordi aziendali, agli accordi individuali con i lavoratori. Mi premeva anche sottolineare questo aspetto, sempre in quell'ottica di necessità di flessibilizzazione. Questo è un tema fondamentale e infatti appunto Caffeina già si è mossa su questo punto perché sarà, insomma, lo smart working emergenziale finirà il 31 dicembre se non verrà ulteriormente prorogato e poi insomma ci saranno tutti i piani da attuare, ma chi si è mosso in anticipo chiaramente ha una carta in più. Io vi ringrazio per essere stati con noi, l'avvocato Andrea Grazie Savoia, partner Uniolex. a voi. Grazie. Grazie. Il dottor Henry Sichel, Caffeina, General Manager. Grazie per essere stato con noi, anche lei. Grazie, è stato un piacere. Un saluto e un saluto anche ai nostri telespettatori e grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata.